va bene come lo hai, come l'hai fatto, però ci vuole sempre l'allegato, ci vuole sempre al bisogno piazza poi. Io pure ho fatto un film. Questo è detto di sì. Mi piace. Lo tolgo, che non va bene. No, è proprio una lezione. Diciamo che è un filo. Tanto pure questo lo scelgo. Però io devo marcare un pochettino da quello che dice. Faccio un più, faccio col pantone. Non lo faccio più subito. Celeste. Che filo hai? Filo di lana doppio. Quella non so qua. Ah, ma anche là deve essere il colore. Forza. Che, come lo vuoi appendere? Offuriamo il cartellone, anche se quello che regge di più è quello di compensato, che ha compensato il cartellone doppio di Giosanna. Il cartone pressato. Pressato. Oh, proviamo prima con la colla accanto, vediamo se resiste. Quindi questi qua. E quindi devo fare il sempre. ma tu ci vieni per dentro, Ma sopra, la prima, stanno. cioè per fuori insieme, Anche questo ce l'ha all'interno, qui. sì, perché la cinta è fatta, Sì. cioè, capito, la cinta è fatta. Io posso anche farlo attaccato al vestito, Però però. qua per esempio c'è un taglio perché il tessuto è Sì. differente. Ok, e qui tu ci devi fare il taglio. Quindi già ci sarà un taglio. Tu. Anche questo qui. Questo già c'è più impunture Però qua, non fare le questo stampe. qui non le faccio, No, ok. sul disegno tecnico no. No, perché io non so, cioè più attaccato sopra, non è stampa. Ok. E quindi le unghie, quindi quale scelgo adesso in base a questi disegni? Quando mettiamo i colori dobbiamo mettere il codice nel pantone. No, lasciamolo così. Ah? Sì, lasciamolo così. Quindi metto il qua perché c'è questo qua. Allora, innanzitutto vediamo se entrano. Però sono mai news, dico. Allora, in realtà possiamo anche mettere due nei cartelloni. Questa mosca. Io vado un altro che si Sì. Prima lo con Questo calma. lo tiriamo su. Ce ne vanno due, sai. Però ce li siamo. No, dipende da quanti ce n'hai in tutto. Questi. Se sono solo sale, Ci manca il pantalone. No, beh, ci manca il mio tecnico. I due cartelloni. Allora, vediamo il tecnico come esce di quel capito. Quindi attacco questo. Sì. E Allora, quindi diamo il qua perché c'è. poi il nome del tema dell'ispirazione e il nome tuo. Allora, qua i fiori, tutti i fiori. Di questo, credo. La rete è questo, che Sì, vediamo la no, rete. sono scritto. E di questi due, non lo so. Ah, di questi due, questo già quello è molto vicino. Vediamo Anche questo. quello. Questo. Qua, qua. E quello cosa le chiamano? Questa è la rete. Lascio così qua. Sì, 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 C'è sì. qualcuno più carino che no. Ma se mi rifiori posso prendere questo al posto di questo. Non ho già nemmeno uno, ma quello.
Ragazzi, la colla? Sì, sì. Merci. Però prendiamo tutti quelli che fanno prima d'ora, questo va bene. Non mi sono uscito. Vabbè, vediamo quanto ce ne metti. Io metto 9 tecnico. Mettiamo anche questo. E quindi due cartelloni, che sì. Fai? 7, 4, 3. Questo è 8. Questo è un disegno tecnico, di quale? Quello lì. Ok, allora questo lo faccio. Però... Ma c'è la torta, la torta. Lo scusa, non sono. Non io se mi serve. A me non scrive. Non lo posso. Non lo so. Mi apri le tue vinci. Questo qui anche. Vorrei andare sulla serra. Poi ti guardasti intorno, vedresti no, il nostro mare pieno di meraviglie, che al cuore tu hai di più. Oh no, in fondo al mare, in fondo al mare. Quindi ne sono 1, 2, 3, 4. 4. Vediamo anche questi, questi qui. Li termino. Questo l'ho fatto a casa, non l'avevo messo. Solo che avendo un ricordo. Bene, mettiamo questo. Io devo ancora scegliere, quindi questo. Da me vinci dopo, proprio dopo dopo. Dopo, ti lascio davvero l'ultima. Poi. Ah, sono già l'ultima. Ma questi sono solo quelli che hai. Mettiamo anche questo. No, ma lo non lo piego, lo faccio un certo. Ce ne vanno altri. Lo porto così aperto. Io voglio appena strappati. Guarda. Ma se li lasciamo qua, quelli sono di Carla. Di là possiamo lasciare. In realtà li possiamo lasciare qui. Perché così non lo piego, io lascio aperto così. Ma in realtà non li vuole vedere nessuno, Alessandro. Parla, parla, che stai registrando. Guardando, vai, vai. Se lo posso dire anche tranquillamente davanti alla videocamera. Va bene. Allora, vediamo un attimino il tuo. Ma dove il collino? Non so qual è la... Deve essere visibile. Ma cosa, il coso della camicetta? Io l'ho messo così, dentro, va bene. Come si fa il coso della camicetta? Sì. Perché sai che non hai fatto la camicetta? Per rendere il titolo questo. Ah. Ma di vero vuoi così o... Così. Sai, vuoi. Non riesco a questo punto. Bello. Il nome. Appena questo questi se li faccio vedere. Questi qui. Ne ho metti in volo. Appena metto in volo, ti vediamo. Però non fai anche questo. Li dobbiamo mettere? No, li possiamo mettere pure qui, però qui poi ne vanno pochi. Perché il capomai fa sotto quelli tecnici. Così. Solo perché sono bravo. Ah, facciamo una cosa, io voglio attaccare la palla a capo, così vediamo ah, se... Ah, sì, sì. No, non sono terrorizzata. Una volta è così, no. Allora, sì, facciamo una prova con uno. Delle chance, perché avete scelto questo tipo di posto? Cosa avete, se, se ce n'è sul territorio di offerto, se trovate carente, una carenza in questo. Allora, Giosanna, vabbè, Giosanna. Beh, facciamo chance... anche almeno due tipologie, tra magari tra i ragazzi che studiano, però non voglio forzare nessuno, come ti sentite? Magari no, io che non lo vediamo. No, perché sono questo no? Vabbè, una frase.
Allora, oggi 5 dicembre 2015 si conclude il corso di moda. Possiamo dire che questo è il primo corso che viene realizzato qui in Molise e siamo felici per questo, insomma, di aver realizzato un qualcosa di veramente nuovo in una regione che, dove la moda non è proprio di casa, tra virgolette, anche se poi ci sono delle aziende nell'Alto Molise che lavorano nel settore. Chiediamo alla docente Michela Marolla che cosa l'ha spinta a proporre questo progetto e quali erano i suoi obiettivi attraverso questo percorso didattico. Esatto, come ha detto l'assessore, questa è la prima volta che proponiamo un progetto, un percorso di moda qui in Molise. Io sono molisana e ho voluto proporre questo proprio per riportare le mie radici qui e per insegnare tutto quello che io ho imparato in tutti questi anni fuori, quindi valorizzare il nostro territorio. Ecco, questa è la cosa che ho voluto fare, che ho voluto portare, e sono soddisfatta di questo percorso qui con i ragazzi, che devo dire hanno imparato tanto e spero che andrà al di là delle loro aspettative, ecco, in positivo. Dobbiamo ricordare che ci sono diverse studentesse che hanno veramente impiegato il loro tempo libero e capisco le loro difficoltà comunque a venire in un comune limitrofo, non proprio la loro sede. Un corso molto intensivo di 6 ore settimanali che le ha viste impegnate per 6 ore a settimana. Si sono veramente impegnate tantissimo. E questo per loro è lodevole, visto che sono giovani, di solito diciamo che non si applicano abbastanza, invece hanno dimostrato veramente tanto impegno e tanta volontà e desiderio di proseguire questo percorso. Oltre a studenti ci siamo ritrovati anche dei professionisti del settore che invece hanno desiderato frequentare questo corso per approfondire le loro conoscenze e offrire alla propria clientela un'alternativa o comunque dei miglioramenti proprio nella propria professione. Quindi adesso faremo alcune domande alle due tipologie che hanno partecipato e hanno reso possibile effettuare questo corso. Li ringrazio veramente tutti. Lascio a Michela la facoltà, insomma, di fare delle domande. Allora, lei è una delle professioniste che ha scelto di disegnarsi a questo corso di moda, e Giosanna, raccontaci un po' della tua esperienza e di quello che hai imparato qui con noi. Buonasera a tutti. Allora, io prima di tutto sono contentissima perché non mi aspettavo questo risultato, soprattutto di conoscere un'insegnante così brava che è riuscita a tirar fuori quello che non sapevamo di avere dentro. Io non avevo mai fatto questa tipologia di disegno e devo dire che sono soddisfattissima, e soprattutto perché ci ha fornito, oltre a farci capire la tecnica, ci ha fornito gli strumenti per poi poter continuare ed approfondire l'argomento. Quindi sono contenta perché il risultato è stato eccellente. Grazie, ringraziamo tutti Michela. Grazie a voi. Sì, sono sì, no, ma questo lo tagliamo. No, questo è il di dietro. Sì, dai. Sì. Perché questo lo posso pure tagliare così, però questo lo dovrei tagliare qua. E se li mettiamo, li giriamo e li mettiamo in verticale, però il tablo è orizzontale. Ma vi prometto che io vado il sabato. Allora, Cinzia è già del settore perché ha un laboratorio, una sartoria a Termoli. E come mai hai voluto intraprendere questo percorso qui con noi?
perché cucio da parecchi anni, però la cosa che mi mancava è riuscire a far capire ai miei clienti, quando gli proponevo un disegno, cioè un modello, cioè fargli capire realmente quello che gli proponevo, quindi un disegno fatto per bene. Allora ho deciso di fare questo corso e sinceramente vedo che qualche risultato l'ho ottenuto, i disegni sono abbastanza carini e niente. Pensi di che sia stato comunque, insomma... Sì, il corso è stato molto utile, a parte l'esperienza in sé per sé di poter socializzare anche con altre ragazze, come poi vedrete dopo, loro studiano ancora, quindi non sanno ancora cosa fare del loro domani. Noi certo abbiamo ormai a questa età abbiamo già fatto abbastanza, cioè possiamo soltanto migliorare un po' le nostre capacità, però penso sia veramente una bella cosa per poter capire realmente un po' le nostre doti, quello che forse sapevamo fare, non lo sapevo, cioè eravamo in grado, però non sapevamo di fare determinate cose. Quindi il risultato per me è veramente positivo, sono soddisfatta del corso, di tutto. Okay. Grazie. Allora, mi chiamo Alessandro e ho scelto di fare questo corso perché comunque già mi diletto nel cucito e ho voluto farlo per ampliare comunque il mio bagaglio culturale. Ho deciso di fare abiti da ballo perché sono comunque già un ballerino competitore nazionale e quindi ho voluto imparare a realizzare proprio dal figurino il disegno che poi realizzerò, speriamo, un domani, aprendo anche un atelier. Mettiamo la sfumatura? Marica e Carla sono due studentesse del liceo artistico, hanno deciso di iscriversi a questo corso. Allora, Cristina ha un percorso differente da quello artistico perché viene da un liceo classico. E che cosa hai imparato durante il corso di moda? Io ho imparato proprio a disegnare dall'inizio, sia partendo proprio dal viso fino al figurino, e diciamo che è stato bello proprio perché ho imparato a disegnare anche i vestiti, le tecniche e le diverse regole. Questo. E pensi di proseguire? Quindi di continuare a studiare moda? Magari in un futuro sì, perché comunque la moda mi piace, sono appassionata, quindi credo di sì. Ciao, sono Arianna e ho scelto questo corso perché io già disegnavo vestiti, però volevo migliorare il modo di disegnare perché non ero molto soddisfatta, mentre ora ho imparato a disegnare anche i figurini di moda e in questi 2 mesi ho fatto una collezione di vestiti e mi sono ispirata a dei dipinti astratti che mi piacciono molto e sono soddisfatta del lavoro che è uscito. A conclusione del corso presenteremo tutti i progetti dei ragazzi alla mostra che si terrà presso la sala consiliare del Comune di San Giacomo sabato 12 dicembre. Quindi un arrivederci a sabato. Grazie. Perché vanno da più ancora questa attenzione. Sì, è come la casa. Basta, no?